Cari amici del Coffee Break, per l'ultimo appuntamento di questo mese di maggio, interamente dedicato alla figura di Maria, ho scelto un versetto che si trova nel Vangelo di Marco, il primo dei Vangeli scritti nel Nuovo Testamento. Al capitolo terzo vi è un versetto piuttosto controverso che mi piace sottoporre in questa pausa caffè. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Capitolo terzo, i versetti vanno da 33 a 35. Ho scelto questo testo a conclusione di questo percorso mariano perché vi è racchiusa tutta la figura di Maria, colei che è madre, che introduce col suo sì il figlio nel mondo, ma anche colei che prima fra tutti quelli che saranno discepoli del Maestro è colei che fa la volontà del Padre. Quindi dentro questo versetto che sembrerebbe escludere Maria dall'orizzonte, in realtà lei c'è come modello e come principio primo. Quelli che erano seduti attorno a lui e che lo ascoltano. Questo è il modello di Maria, colei che ha ascoltato, prima ancora di ascoltare il figlio, ha ascoltato la parola del Signore, che poi ha riconosciuto nel figlio venuto nel mondo. Ecco quindi che nel concludere questo percorso siamo partiti da lei come donna, come madre, come colei che sta sotto la croce, come accompagnatrice della Chiesa. Concludiamo dicendo che lei è il modello perfetto del discepolo del figlio. Lei, madre, diviene figlia del suo figlio, nel senso del discepolato. Ecco, allora ringraziamo l'Evangelista Marco perché ci consente di chiudere il cerchio sulla figura di Maria. È pronto il nostro caffè.